discorso che ha fatto è un discorso a tratti eversivo, quasi da anarco insurrezionalista. Quindi l'ha sentito. A tratti è un discorso ordinario, ripetitivo, e per alcuni tratti è uno stalker del governo, e quindi non l'ho sentito direttamente, ma naturalmente l'ho rivisto dopo. La sente come una minaccia per il governo? Ma mi sembra più minaccioso nei confronti dei suoi ministri, e qui ha dato il ruolo di fare proposte sull'economia. Mi sembra che li stia veramente premendo e che stia facendo lo stalker di se stesso. È stato condannato, noi stiamo solo applicando la legge, non c'è nessun complotto. Ha detto che ricorrerà in Europa. Ricorrerà dove gli pare, ricorrerà anche nei confronti del Padre Eterno, non lo so, ma lui, le leggi italiane prevedono che quello che lui ha fatto è un reato, è stato condannato in tutti i gradi di giudizio in cui è stato sottoposto. Questo è il fatto, questo è l'unico fatto, l'unica sostanza, è che noi non possiamo far altro che osservare il fatto e applicare la legge.